Dal punto di vista del critico e dello storico, questa mostra indaga un momento storico senza paura delle parole. Nessuno ha mai potuto fare una mostra in questi 80 anni chiamandola Arte e Fascismo, perché la damnatio memoriae del fascismo e la cultura partigiana su cui si muove la nostra Costituzione hanno inteso fascismo come una parola che ha solo un connotato negativo. Naturalmente ce l'ha dal punto di vista del regime che è stato, ma non dal punto di vista di quello che è accaduto in quel tempo. Né c'è pericolo, e questo va detto, lo dico anche all'amico Terraneo, da parte del fascismo, del neofascismo, dei postfascisti che abbiano ancora cultura fascista, come viene fuori in questi giorni, perché nessuno di noi ha paura di Napoleone o di Cesare o di qualunque persona che abbia fatto cose che nel mondo sono state violenza agli altri uomini. Allora noi siamo in una democrazia così stabile che ogni volta che si celebra il 25 aprile si stabilisce non una unità degli italiani ma una divisione fra quelli buoni e quelli cattivi, che sono più o meno una minoranza e oggi, essendo al governo la destra che parte dal Movimento Sociale, che era un partito all'interno dell'arco costituzionale, ma di cultura connessa ancora al mondo di Gentile e al mondo del Codice Rocco e di tante cose, o della Enciclopedia Treccani che ho voluto alla fine della mostra, del fascismo, come in qualunque epoca storica, ci sono cose che non sono né buone né cattive, sono. E da questo punto di vista le posso dire che nella mia funzione di sottosegretario, da cui sono stato allontanato in qualche modo in tempi recenti, l'anno scorso a Viterbo, in come sottosegretario, assessore alla bellezza, il presidente dell'ANPI, fortemente rimproverato dall'amico Oscar Farinetti, figlio di partigiano, non mi ha voluto stringere la mano. Il che vuol dire che quello che accadrà nelle piazze, che è accaduto con il 25 aprile, è l'idea di esaltare una parte che ha vinto, e giustamente ha vinto in nome della democrazia, ma di impedire una vera pacificazione. E ogni volta che tu fai manifestazioni nelle quali indichi i valori principali del mondo della resistenza, è come se tu non potessi riconoscere fino in fondo che quel mondo è un mondo nuovo rispetto a un mondo che è finito. Ecco, la mostra del MART è una vera rivoluzione perché dice che quel mondo è finito. E quando io feci il Museo della Mafia, con altre polemiche a Salemilo, vero sindaco, intendevo che un museo è un luogo di cose morte e quindi è un luogo di archeologia. L'archeologia non è pericolosa. Quello che lei vede in arte e fascismo è archeologia, dentro la quale ci sono spunti di vita di artisti che hanno lavorato anche dopo il fascismo, come De Pero, che tutti ammirano benché sempre fascista, o come Sironi, che tutti ammirano anche quando capì che il fascismo era stato una tragedia. Ma questo vuol dire che nell'arte c'è qualcosa che ho voluto mettere nel titolo: nell'arte non c'è fascismo, nel fascismo non c'è arte, perché il fascismo è contro la libertà da cui l'arte nasce, però dentro il fascismo la libertà ci può essere ed è quella degli artisti. Ecco il senso della mostra.